Allora, argomento cellulite. Oggi facciamo un overview su quello che è la problematica della cellulite. È un qualcosa alla quale voi siete estremamente sensibili perché è prettamente una problematica femminile. È un qualcosa che più volte ho trattato e oggi andiamo a ripetere e ne andiamo a parlare un po' di quelle che sono le basi da sapere per capire un po' da dove arriva la problematica e come possiamo andare a contrastarla. Allora, il problema della cellulite è sicuramente un qualcosa che è comune a ogni donna. Chi più, chi meno ha un po' di ritenzione idrica, che chiaramente è un fattore proprio della donna. Quindi non esiste avere zero ritenzione idrica, però chiaramente bisogna cercare con il nostro stile di vita, con il nostro allenamento, con ciò che mangiamo, di andare a contrastare al massimo questo fenomeno. Chiaramente la base genetica è importante perché ci sono dei soggetti che sono più predisposti a avere ritenzione idrica e dei soggetti che sono meno predisposti. L'aspetto genetico noi non ci possiamo andare a lottare perché è un qualcosa che madre natura ha deciso che noi siamo fatti in un certo modo piuttosto che in un altro. Questo non vuol dire però che anche se una è predisposta non debba prendere le proprie contromisure. E quali possono essere le contromisure? E un aspetto da analizzare, il primo aspetto da analizzare è questo, che più siete sovrappeso o comunque più la vostra percentuale di adipe è elevata e più il vostro corpo fa difficoltà nell'espellere liquidi in eccesso. Quindi questo cos'è che ci fa facilmente capire? Che cercare di, tra virgolette, dimagrire o comunque abbassare la nostra percentuale di grasso è sicuramente la prima azione da fare se vogliamo andare a contrastare il discorso cellulite. Quando la percentuale di adipe è bassa, il corpo espelle più facilmente i liquidi. Quando la percentuale di adipe è alta, il vostro corpo li trattiene molto più facilmente. La prima cosa è sicuramente dal punto di vista alimentare cercare di mettersi in uno stato di leggero deficit ipocalorico. Per questo proprio per andare incontro a questa situazione. A questo punto qualcuno di voi potrebbe dire: sì, ma io non sono sovrappeso e ho lo stesso la cellulite. Perfetto, io infatti non ho detto che quello è l'unico fattore da andare a contrastare, ce ne sono anche altri. Anche la vostra tipologia di fisico influisce. Per esempio, un soggetto ginoide, ovvero tutta quella serie di persone che hanno quella tipologia di fisico che tende a accumulare adipe nella parte inferiore del corpo, ha più difficoltà, diciamo, circolatorie e conseguentemente ha più difficoltà nell'espulsione dei liquidi. Per quale motivo? Perché allora il soggetto ginoide è già di partenza un soggetto che accumula adipe sotto. Quindi cos'è che abbiamo detto come primo punto? Se la percentuale di adipe è alta, difficilmente si elimina l'acqua. Diciamo, è un concatenamento di situazioni, ok? Quindi sono due cose strettamente correlate. Quindi è chiaro che il soggetto ginoide che tende ad accumulare adipe sotto, poi tenderà anche a trattenere acqua prevalentemente sotto. Poi il soggetto ginoide ha anche spesso un'altra tipologia di problematica, che è quella circolatoria. Quando ci sono dei problemi circolatori, sicuramente si fa più fatica a espellere liquidi in eccesso. Questo per quale motivo? Perché voi sapete che il sangue trasporta ossigeno. L'ossigeno va a nutrire le cellule, se così si può dire, e le cellule più sono ossigenate e più lavorano meglio, più gli interscambi tra le cellule funzionano meglio e di conseguenza anche il discorso della ritenzione idrica migliora. Se un tessuto è più ossigenato, è più agevolato dal punto di vista dell'espulsione dei liquidi. Quindi di conseguenza, appunto, il soggetto ginoide che ha più difficoltà nell'ossigenazione dei tessuti ha anche più difficoltà di conseguenza nell'espulsione dei liquidi. Quindi voi mi direte: cavolo, ma allora il soggetto ginoide è disgraziata? No, non è disgraziata. Fa più fatica, ok? Fa più fatica, ma questo non vuol dire che non debba migliorare. È chiaro che donna ginoide e cellulite purtroppo hanno un certo tipo di affinità, ma cosa ci dobbiamo fare? Niente, dobbiamo lavorare nella direzione di contrastare questo fenomeno. E qual è la direzione di contrastare il fenomeno? Come abbiamo detto, il leggero deficit calorico e di conseguenza anche il lavoro dal punto di vista dell'attività fisica che vada a migliorare l'ossigenazione dei tessuti. Come può essere fatto questo lavoro? Può essere fatto ad esempio con una leggera attività cardiovascolare a basso impatto, un lavoro muscolare leggero che vada ad amplificare il richiamo sanguigno nei tessuti. Oppure può essere fatta anche con la ginnastica, con esercizi a casa di isolamento, dove andiamo appunto a stimolare non solo chiaramente il tessuto muscolare, ma anche tutto il discorso dell'apparato circolatorio. E facendo un richiamo sanguigno importante all'interno dei muscoli, andiamo ad ossigenare meglio i tessuti e di conseguenza a migliorare negli scambi cellulari. Quindi mettiamo il corpo, anche se parte in una condizione svantaggiosa,
oleaginosa, comunque in una situazione migliore per eliminare i liquidi. Quindi questo è l'aspetto legato alla vostra situazione fisica e legato a quello che potrebbe essere il concetto dell'attività da fare. Poi c'è tutto l'aspetto alimentare invece, che va tenuto in considerazione per quanto riguarda la cellulite, perché molto spesso, non è il vostro caso perché siete all'interno dei nostri percorsi, però molto spesso le persone mangiano un po' a caso e mangiando a caso magari sono sedentari, in più mangiano un po' a casaccio, mangiano delle cose che non fanno molto bene alla ritenzione idrica. Per esempio, cos'è una cattiva abitudine che fanno? Mangiano cibi ricchi di sodio. Più volte mi avete sentito dire che il sale non è un problema. È vero che il sale non è un problema, ma gli sbalzi di sodio giorno dopo giorno sono un problema, perché il vostro corpo cos'è che fa? Il vostro corpo è intelligente e bilancia il sodio, ok? Quindi lui cerca di trovare un giusto equilibrio bilanciando la ritenzione e espulsione dell'acqua in base a quanto sodio entra. Se voi un giorno mangiate senza sale e il giorno dopo fate un pasto super sporco e ricchissimo di sale, il vostro corpo lo mandate in tilt e trattiene acqua da morire. Questo è uno dei motivi per cui molto spesso voi vi ritrovate magari a fare una settimana in cui mangiate super pulite, ok? Poi andate a mangiare la pizza o fate comunque un pasto molto sporco, il giorno successivo siete 2 kg in più. Questi 2 kg non sono dovuti a ciò che realmente avete mangiato, o meglio, sono dovuti a ciò che avete mangiato, ma non sono da mettere in relazione al fatto che siete ingrassati 2 kg di ciccia, ma state trattenendo 2 litri d'acqua che vanno a riportarsi poi sulla vostra bilancia. E questo è un fenomeno che avviene appunto perché al vostro corpo avete dato uno sbalzo importante di sodio. Lui è rimasto un po' scioccato, ha trattenuto tutta l'acqua, andate sulla bilancia e boom, è anche 2 kg di più. Quindi queste sono cose che generalmente sono da evitare, ok? Poi è chiaro che la prima obiezione vostra potrebbe essere: sì, ma cavolo Alessandro, ma io una volta un pasto libero potrò fare a settimana. Sì, certo che lo puoi fare, perché vieni da 6 giorni in cui hai mangiato strabene, però a quel punto non ti devi preoccupare di questa oscillazione di peso, perché come abbiamo detto più volte, viene da cosa? Viene da uno sbalzo di liquidi e non da un discorso di ADP vero e proprio. Ci sono degli alimenti che non vanno assolutamente d'accordo con la cellulite, per esempio gli alimenti a base di soia. Gli alimenti a base di soia cos'è che vi portano? Chiaramente, se mangiati ripetutamente, vi portano a un innalzamento dei vostri livelli di estrogeni, che di conseguenza vi fanno trattenere i liquidi, quindi anche quelli ne dovete stare alla larga. I latticini, anche i latticini ne dovete stare alla larga, perché il lattosio è un qualcosa che spesso crea infiammazione e l'infiammazione fa trattenere i liquidi. Tutto il cibo spazzatura, che è super ricco di grassi saturi. Per cibo spazzatura mi riferisco anche a tutte le fritture e quant'altro, perché anche le fritture sono ricche di grassi saturi, perché anche i grassi saturi non fanno affatto bene alla vostra ritenzione idrica. Poi, da ultimo e per forza, se proprio la vogliamo dire tutta, anche i legumi non sono il massimo per la ritenzione idrica, perché comunque i legumi tendono a gonfiare, ok? Quindi anche quelli non è che sono il massimo. Queste sono giusto delle piccole informazioni e delle indicazioni un po' sparate qua e là, però sono comunque abbastanza precise per farvi capire che il discorso cellulite è un discorso complesso, è un discorso che si gestisce a 360 gradi, non migliorando un solo aspetto, ma cercando di lavorare su vari aspetti. Quindi lavorando sull'aspetto dell'allenamento, perché chiaramente l'aspetto della genetica non lo possiamo migliorare, lavorando dal punto di vista alimentare, lavorando anche, perché no, questo non l'ho detto, dal punto di vista del riposo, perché un corpo stressato, un corpo che ha bisogno di rilassare, tende a trattenere acqua. Se dormite poco, trattenete acqua. Nel sonno, stando sdraiati, mettete il corpo in una buona condizione per l'espulsione dei liquidi, ok? Quindi anche quello è un qualcosa che non può essere sottovalutato. Quindi questi sono tutti aspetti che vanno tenuti in considerazione se noi abbiamo particolari problemi di ritenzione idrica. Ci sono dei soggetti che non ce li hanno e ci sono, come abbiamo detto, dei soggetti che ce li hanno, che ce ne hanno un po' o che ce ne hanno tanti. Chiaramente, purtroppo, il livello della problematica non dipende esclusivamente da ciò che fate o dallo stile di vita, però ne è sicuramente influenzato. Quindi, a prescindere, bisogna curare tanti tanti aspetti, e chi è nei nostri percorsi lo sa, perché comunque noi cerchiamo sempre di darvi le giuste indicazioni affinché a 360 gradi si tenga veramente conto di tutti gli aspetti necessari a mettermi nella condizione migliore possibile per soffrire meno di questa problematica. Quindi questo era l'argomento di oggi.